Vediamo. Allora, prima di tutto, buonasera a tutti voi. Un grazie per questo invito, ho accettato solo, loro lo sanno, perché domani ho dovuto accettare per forza di cose di venire a un incontro di Conciotti qui alla Certosa, per cui questa sera sono arrivato da Napoli e loro ne hanno approfittato giustamente ed ecco perché sono qui. Altrimenti chiedo scusa a tutti davvero perché... Sto dicendo di no a tantissimi gruppi che mi chiedono di parlare. Il problema è che abbiamo una situazione a Napoli, io vivo a Rione Santa, che è uno dei rioni difficili, una situazione molto difficile e non posso far finta di vivere a Rione Santa se sono sempre in giro a fare conferenze, non serve a nulla. Per cui cerco di più che posso di rimanere a Napoli, a Rione Santa, dove viviamo veramente una situazione direi veramente difficile. Guardate che io ho la netta impressione che nelle grandi città, nel prossimo futuro anche in Italia, sarà molto difficile viverci se trascuriamo come stiamo trascurando le periferie di queste città. Non avete l'idea di quello che sta avvenendo. Io parto forse da qui brevissimamente, poi arrivo subito all'acqua, ma lo ritengo importante questo. Cioè, quello che sta avvenendo, vedo a Rione Santa, non avete l'idea del disastro che è venuto fuori. Disastro dovuto a che cosa? Tante ragioni, non sto adesso a descrivere di tutto, ma una delle cose che mi ha fatto più impressione è vedere in un rione dove le famiglie napoletane, il sottoproletariato napoletano, avevano dei bei valori, oggi si ritrovano con nessun valore. Questi 30 anni di televisione italiana, quasi sempre aperti nei rioni di Napoli, nelle periferie di Napoli, su canale 4 e canale 5, non avete l'idea che razza di distruzione di valori hanno fatto, non c'è più nulla. L'unica cosa che rimane a questi ragazzini è quella di fare i soldi, farli al più presto per la vita bella che ti presenta la televisione, punto e basta. E quindi capite che razza di problemi. Con una scuola, a me spiace tutta questa storia dell'autonomia delle regioni del nord, proprio nel sud e giù, perché non avete l'idea del disastro che abbiamo al sud. Se voi pensate, vi do solo un esempio. Va bene, no, chi se non sentite protestate, non avete paura. Io ho la voce bassa, tendo a discostarvi dal microfono, per cui protestate. Allora, stavo dicendo, vi do solo un esempio, per esempio l'unico istituto superiore che abbiamo, il Caracciolo, un istituto alberghiero che c'è a Rione Santa, l'anno scorso ha avuto il 50% di evasione scolastica. E nei primi due anni di scuola, quindi scuola d'obbligo, 74% di bocciati. Capite la somma? No? Guardate che se non ci sono seri investimenti da parte dello Stato per una scuola aperta fino alle 8 di sera, con professori specializzati per questi ragazzini, non se ne esce fuori. E non c'è verso di far passare tutto questo. Quindi capite un po' in che razza di situazione sono, ecco perché cerco di rimanere più che posso sul territorio senza raccontarvi tutto il resto. E quindi chiedo scusa a tutti quando dico di no, ma ritengo importante quando posso davvero
incontrare tutti voi e grazie davvero per questa bella presenza questa sera. Vorrei dire grazie al Comitato Acqua che da anni qui a Chieri si sta battendo per l'acqua ed è importante il lavoro che hanno fatto insieme al Comitato di Torino che ha continuato a premere davvero per la ripubblicizzazione dell'acqua. Sono molto grato per questo lavoro, soprattutto perché è stato un lavoro ingrato, perché cavoli, dopo aver vinto un referendum nel 2011, trovarci ancora dopo 5 governi che nessuno ha ricepito ancora il dettato del popolo. Io sono stato convocato adesso a Roma per l'audizione in Commissione Ambiente, sempre sulla legge acqua, e ho proprio cominciato così. Dico, voi vi definite un governo sovranista e dico, almeno voi, dico, obbedite a quello che il popolo sovrano ha deciso nel 2011, almeno questo, dico, è stata la mia implorazione. Vediamo come andrà a finire, quindi su questo poi ci ritorneremo. Permettetemi semplicemente di ringraziare gli studenti per le loro domande. Peccato, io volevo sapere qui quanti ragazzi sotto i 30 anni abbiamo in sala. Quindi che c'è un po' di cenere, bravo. Allora, a voi giovani, e voglio ringraziare prima di tutto, vorrei che in classe discuteste di questo, ma a voi giovani dico solo una cosa. Io ho 80 anni, li ho compiuti qualche mese fa, la mia generazione, quella nata dalla seconda guerra mondiale, vissuta fino ad oggi, sarà fra le generazioni più maledette della storia umana, perché nessuna generazione come la mia ha talmente violentato il pianeta Terra come l'abbiamo fatto noi. A questi ragazzi noi offriamo un mondo malato. E a voi giovani ricordo una cosa. So che da voi vengono, non so, i luminari, le grandi personalità che vi dicono che voi siete il futuro del mondo. Mandateli a quel paese. Il futuro non esiste. Ricordatevi che siete l'unico presente che abbiamo e toccherà alla vostra generazione ripensare radicalmente tutto. Avete forse un vantaggio sulla nostra generazione, che è quello del che avete fra le mani qualcosa che noi non avevamo, il web. Se lo usate bene, e non purtroppo come si sta usando adesso, ma se lo usate bene potrebbe essere uno strumento che permette a questa giovanissima generazione davvero di ripensare tutto, e dovranno farlo in tempi estremamente brevi, perché data la crisi ecologica è drammatica in questo momento. Quindi ecco perché è importante essere qui in questa scuola, e mi auguro davvero che quello che diremo questa sera venga riportato e venga discusso dai ragazzi, perché è fondamentale, lo dico a voi di una certa età, è fondamentale aver fiducia in questi ragazzi. So che non è facile, so che sono nel pallone, ma toccherà a noi dar loro una mano, perché prendono coscienza davvero della gravità del momento e che tocca questa la loro generazione davvero decidere un po' tutto. Permettetemi un'altra, prima di entrare nell'acqua, un'altra brevissima osservazione. Io in questo periodo ho lottato moltissimo sul problema di quello che sta avvenendo in questo paese sui migranti. È un qualcosa davvero che mi rode dentro. Io tra l'altro sono stato molto vicino in questo periodo a Mimmo Lucano, a Riace. Stiamo tentando di dargli una mano. Stiamo cercando di dargli una mano, tra l'altro creando, ne faccio parte anch'io del comitato che sta per istituito per arrivare a, chiamiamolo, una fondazione che permetta a Mimmo Lucano di gestire Riace e far ritornare Riace a quello che era prima.
è tentativo proprio ormai. Ricordiamoci che Mimmo è ancora in esilio a Carlone, sta soffrendo molto, ma è importante davvero un po' con lui. È stata davvero una serie di riflessioni su quello che sta avvenendo in questo paese. Guardate, io non riesco più a capire un po' quello che sta avvenendo. Solo una breve impressione, che dovrei stare qui a parlare per tutto il tempo, ma non è questo, dobbiamo parlare d'acqua. Ma è importante che ci rendiamo conto che c'è qualcosa di estremamente grave che sta avvenendo. E vorrei ricordare a tutti, per favore, che non è solo l'attuale governo. Questa situazione è stata preparata da tutta una serie di eventi. Ricordo la Turco-Napolitana, che ha creato il CIE, già negli anni 90, la Bossi-Fini, che è una legge profondamente razzista, è tuttora legge di Stato, perché non riconosce gli immigrati in mezzo a voi come soggetti di diritto, ma solo come manodopera pagata a basso prezzo, che quando non ci serve più la rispettiamo al mittente. I decreti Marroni, no. Guardate che neanche io ho fatto tutta la lotta contro l'apartheid in Sudafrica, neanche in Sudafrica l'apartheid era mai arrivato ad immaginare delle cose che i decreti di Maroni. Uno dei decreti, lo ricordo ancora oggi a voi, dice che una donna migrante incinta che deve partorire ma non ha i documenti non può, e va all'ospedale a partorire, non può riconoscere il proprio figlio. Ma contro tutte le leggi internet, questi sono i decreti. Li abbiamo lì, per favore. E poi l'ultimo gesto finale, l'accordo di Minniti con la Libia. Guardate che è un crimine di Stato, io non ho altre parole da usare. Abbiamo consegnato ai libici 1 milione di migranti. Leggetevi per favore qui il rapporto con me dell'ONU sulla Libia, che porta il titolo Dangerous and Desperate, pericoloso e disperato, il caso della violazione dei diritti umani. Io non riesco ancora a capire come si possa arrivare alle aberrazioni come stanno avvenendo in Libia, alle donne, quello che fanno le donne, ma non avete l'idea, le torture ai giovani, ma roba, sono crimini contro l'umanità, io non ho altre parole. E poi questo è stato rafforzato e continuato dall'attuale governo, che non soltanto ha continuato con questa politica con la Libia criminale, ma ha fatto la guerra alle ONG che salvano vite umane, ha continuato a chiudere i porti, che è contro tutte le leggi, e spero che Salvini accetti di essere davvero di andare e di essere processato, perché c'è qualcosa di grave in tutto quello che è avvenuto. Per cui è in questo spirito che io davvero, io rimango altrettanto esterrefatto di questa Europa che ha fatto l'accordo con Erdogan. Abbiamo regalato a quel dittatore della Turchia 6 miliardi di euro per trattenere i siriani, i migranti siriani che devono scappare dalla Siria, i migranti afghani che altrettanto devono scappare e bloccarli. Andate a vedere i lager oggi nelle isole greche o in Turchia. Questi sono crimini. Io concludo semplicemente dicendo questo, mi sembra un'esagerazione, ma ne sono sempre più convinto. Ma guardate che di noi, domani, i nostri nipoti diranno di noi quello che noi oggi diciamo dei nazisti. E forse i nazisti, la verità era un pochettino più nascosta per la guerra, per il regime. Oggi sappiamo tutto questo e lo tolleriamo. Non è accettabile. Lo dico davvero come un missionario che ha lavorato in Africa, ma soprattutto come cittadino italiano. Mai mi sarei aspettato che sarebbe arrivati a questi punti. C'è qualcosa su cui dobbiamo tutti riflettere. Concludo semplicemente, ma ci tenevo un po' a condividere un po' quello che è la mia sofferenza di questo momento.